Ciao a tutte e a tutti, sono Irene, sono la mamma di un ragazzo, di uno studente che adesso alle Valette. Stamattina abbiamo subito una delle frequenti, ormai frequenti, incursioni della questura. Come mamma, come appartenente a un comitato delle mamme in piazza per la libertà del dissenso, voglio dire basta, siamo stufe di ricevere queste visite. Queste visite di notte per arrestare i nostri figli, per arrestare una generazione. I nostri figli che hanno l'unica colpa di pensare, di essere a fianco dei più deboli, di difendere la propria scuola, la propria terra, il proprio lavoro e la casa dei più deboli. Siamo stufi, basta, noi diciamo basta. La seconda cosa. La seconda cosa che devo dire è che in questo momento mio figlio è nelle mani dello Stato, il posto più pericoloso al mondo. Io ho paura perché Torino, le Vallette, i CPR sono sotto indagine per tortura, per maltrattamenti. E quindi anziché essere tranquillo perché mio figlio è nelle mani dello Stato dove io da 40 anni pago le tasse, io ho paura. Però devo dire un grazie immenso a tutti i compagni, ragazze, ragazzi, genitori che mi sono vicini in questo momento, perché davvero con loro è tutto più semplice. Vi ringrazio di cuore e come mamma in piazza vi dico, noi non ci muoviamo di qua, noi saremo sempre a fianco dei nostri figli, non un passo indietro.